Ciao a tutti, oggi usiamo il riso perla, il riso Roma. Iniziamo a tostarlo. Facciamo un bel risotto con un bel pesto di basilico e dello stracchino di capra. Dopo aver tostato il riso lo bagniamo con un bel vino bianco, deve sentirsi il rumore. Iniziamo a mettere brodo vegetale fatto di solo di verdure con dell'aggiunta, io ci metto l'aggiunta di pepe in grani e macchie di ginepro, siedano, carote e cipolle, pepe nero. Posso dire solamente che nei primi minuti questo risotto è bello, lascia già tanto amido. Ciao a tutti. Ciao, vieni qua vicino allo chef, spiegaci perché questo riso rilascia così tanto amido. Allora, noi il nostro riso, questo diciamo anche a Paolo prima, lo chef, lo teniamo il più naturale possibile, è un riso artigianale e non è trattato a fine lavorazione. In questo modo il riso è libero di rilasciare l'amido in cottura, da poter garantire anche una buona mantecatura a fine cottura. Permesso? Ma sapete, sì, come sono, chef? Si vede che hai dato una buona impressione di te. Credo che ti sia portato avanti anche con la cottura. Bravo. Sì, devo dire che ci siamo quasi. Adesso appena arriva lo chef, lo assaggia. E ci siamo quasi, è arrivato il momento della mantecatura. Ottimo riso, ottima qualità, ottimo chicco. Allora, ci siamo per la mantecatura. Ci siamo per la mantecatura. Lo facciamo asciugare un attimino. Quindi mantechiamo con basilico, grana e burro. Questo è il basilico. Il basilico si mette giù, diciamo giù dal fuoco, non sul fuoco. Mettiamo del grana. Come la mantecatura, perché la mantecatura si fa fuori. Si fa giù dal fuoco. Andiamo a finire uno stracchino di capra.